Buongiorno ragazzi, oggi proviamo ancora a leggere un'iscrizione più complessa di quelle che abbiamo già visto, molto più antica di quelle di Ramesse. Questa iscrizione si trova sulla statua di Rahotep, che è un principe figlio del faraone della quarta dinastia, e poi vabbè c'è anche un'iscrizione breve, semplice, di sua moglie sulla statua che la accompagna. Rahotep, forse era figlio del faraone Snefru, vissuto all'incirca intorno a cavallo del 2600 a.C. La sua statua si trova al Museo del Cairo, insieme a quella della moglie. Sono bellissime. Ricordo di averle viste, sono di una bellezza straordinaria. Allora, vediamo questa iscrizione. Su tre colonne che si leggono da destra verso sinistra. La prima colonna da leggere, secondo me, è questa, perché qui compare il nome del defunto e è quella che in qualche modo lo presenta. E poi qui quali sono i suoi incarichi e le sue mansioni. Il defunto è figlio del re. La parola re è scritta con questo germoglio con le doppie foglioline. Questa T in realtà fa parte della grafia tradizionale della parola re, ma non viene pronunciata. Si legge Nesu, Sa, questo è l'anatroccolo che vuol dire Sa e si usa per la parola figlio. Quindi Sa Nesu, il figlio del re. Si potevano chiamare figli di re anche degli alti funzionari di cui il re aveva fiducia. Però qui si specifica che è proprio il figlio del suo corpo, Nket F, cioè nato dal suo corpo. Questa F vuol dire di lui, è un possessivo. Questo è il geroglifico che si legge Ket con il determinativo fonetico T e indica questo geroglifico proprio l'organo riproduttivo di un animale, comunque vuol dire la sua carne, i figli dei suoi lombi. Ra, cioè Ra, qui invece di usare il disco solare, il dio Ra è rappresentato proprio foneticamente. Questa è la tavola delle offerte, Hetep, con T e T che servono per agevolare la lettura di questo geroglifico trilittero. Vuol dire soddisfatto, è qua, Ra è soddisfatto. Quali sono i suoi titoli, i suoi incarichi? Innanzitutto Rahotep era Ymir, qui si scrive Mer, ma il termine completo dovrebbe essere Ymir, sovrintendente, Mesha, e poi compare il determinativo che potrebbe anche stare da solo, si legge Mesha, vuol dire esercito, spedizione, corpo militare. Quindi era un sovrintendente dell'esercito, diremmo oggi capo di stato maggiore. Questo geroglifico si legge Kereb, vuol dire potenza, potente. E poi qui c'è qualche cosa che è difficile tradurre, perché c'è scritto T, ma. Il Gardiner lo trascrive e dice titolo oscuro, perché non vuol dire niente. T, ma da sola è la stuoia. Qui c'è qualche cosa che. Non si capisce bene cosa sia, un corno con delle frecce dentro, una faretra. Mi sono detta, magari viene da, è una variante di quell'attributo che compare per il dio Horo, dal braccio potente, Chema-a. Può darsi che sia di nuovo la potenza, la forza, la vigoria, quindi potente per la sua forza o per le sue armi. Ur en pet, cioè l'uccellino vuol dire ur, grande, o anche servo. En vuol dire di, ma qua in, un grande di pet. La città di Pet qui è scritta con una T che però probabilmente non si pronunciava perché poi più avanti compare di nuovo e non c'è questa T. Questo è il geroglifico che indica che si tratta di un centro abitato, le due stradine che si incrociano, il cerchio, che vuol dire che non ha un confine ben preciso. Il sovrintendente, di nuovo Mer, cioè Emir o Imir. Ska, delle costruzioni. Poi c'è questo nome, Chet, che
che può comparire anche nella forma cha, che vuol dire visire. Quindi era un sovrintendente per le grandi costruzioni, visir. Poi abbiamo l'iscrizione dall'altra parte della testa. La prima colonna è identica, ripete esattamente che lui è figlio del re, del suo corpo, Ra Hetep, Rahotep. Gli egizi preferiscono abbondare quando si tratta di raffigurare il defunto, di nominarlo meglio una volta in più che una volta in meno, perché è importante per la sopravvivenza del defunto che il suo nome e la sua immagine non vadano perdute. Vediamo le altre colonne. Allora, Ser vuol dire nobile, seguito da questo che dovrebbe essere un geroglifico che vuol dire uno o unico, unico nel suo genere, quindi nobile. Particolare, unico. Poi abbiamo Ursh, l'uccellino Ur, l'abbiamo già visto. Ursh vuol dire guardiano. E poi c'è di nuovo la città di Pet, però qui è riportata solo la P, forse appunto latino non si pronunciava, esisteva nella grafia tradizionale del nome, ma qui non viene trascritta. Anche per motivi di armonia, perché i geroglifici, se ci fate caso, sono sempre molto ben distribuiti nello spazio, no? Tendono a non accalcarsi, ad avere, a riempire gli spazi in modo ordinato. Quindi guardiano in te. E poi c'è questo segno, En Nefet. Nefet, penso sia da tradurre così, questo uccello, è la dea Neit, di Neit. Non sono in realtà sicura di questa traduzione, quindi la lascio così. Vediamo di nuovo un altro titolo, Capo Ma dei veggenti, il capo veggente. Innu con questo segno della città nomina la città di Eliopoli. È la città di Eliopoli. Di nuovo Wapi, il più grande. Il grande è l'unico tra i veggenti di Eliopoli. Di nuovo il grande, il capo. E poi ci sono questi due segni di difficile lettura. Questo si legge Sef. Qualcuno lo traduce scrigno, ma potrebbe essere una variante di un edificio che si può anche disegnare in un altro modo e potrebbe voler dire il capo nella camera del consiglio del sovrano. Probabilmente il faraone aveva un consiglio a cui si rivolgeva. Questo geroglifico probabilmente indica un'ascia. Si potrebbe leggere Medè, costruzione, però anche qua abbiamo già detto che lui era un sovrintendente, abbiamo visto qua delle costruzioni, no? Ha senso ripeterlo adesso. Oppure potrebbe essere Medes. C'è una S qua che sembrerebbe suggerire che questo segno si possa leggere in un altro modo, non in quello in cui ci si aspetta normalmente di leggerlo. Se l'ascia viene utilizzata con il valore fonetico di Med e poi c'è la S, allora è mettere in guardia, dare l'allerta. E quindi si potrebbe interpretare questo proprio come il consiglio. È a capo del consiglio che mette in guardia lo scettro, cioè il sovrano. Ans è lo scettro. Potrebbe anche essere questo un complemento fonetico per la parola ans. Però non so, qualcosa mi spinge a preferire di interpretarlo così. Perché ho visto una traduzione che dice capo dello scrigno. Però preferisco dire capo del consiglio che mette in guardia lo scettro, cioè il sovrano. Adesso traduciamo l'iscrizione della moglie. Di lei non si dice niente di particolare. È Rek Nesu. Abbiamo già detto che questa T nella parola re non si legge. Rek vuol dire conoscente. Alcune persone senza altri titoli particolari si fregiavano di questo essere conosciuti di persona dal re. E poi c'è il suo nome proprio, Nefert.
che vuol dire bella, perfetta. Questo da solo si legge già Nefert, ma è accompagnato da Feret come complementi fonetici, e poi da questo determinativo che indica che si tratta di una gentildonna. E quindi anche questa lettura è finita. Ne facciamo poi ancora una su di un'iscrizione molto, ma molto più vicina a noi, di 1900 anni più recente di questa, ma dove ancora si vede che la lingua egizia tutto sommato è rimasta la stessa, con una capacità di rimanere fissata nel tempo che ha dello strabiliante. Va bene, arrivederci. Alla prossima.